Ciao, io sono Chiara e benvenuti nel mio canale. Oggi realizzeremo questa borsetta mini e vediamo subito cosa occorre. Una borsetta facilissima da realizzare e spero insomma che vi piaccia. Per questo progetto dovete tirar fuori degli acrilici, uno nero, uno fucsia, e lavoriamo con un uncinetto da 4,50. Per prima cosa realizziamo un cerchio magico e all'interno del cerchio magico facciamo 11 maglie alte. Facciamo due catenelle per iniziare, ma non sono la nostra maglia alta, ma ci servono solo per alzare il lavoro. Quindi fatte le due catenelle facciamo 11 maglie alte all'interno del cerchio magico. Fatte le 11 maglie, tiriamo la codina e andiamo a chiudere nella prima maglia alta lavorata, quindi noi ignoriamo le catenelle. A questo punto andiamo a fare un aumento su ciascun punto. Facciamo una catenella per alzare un po' il lavoro e poi lavoriamo due maglie alte all'interno dello stesso punto, e così per tutti i punti. Quindi poi alla fine avremo 22 maglie alte. E sempre andiamo a chiudere, attenzione, lo ripeto per l'ultima volta, nella prima maglia alta lavorata, quindi ignorando la catenella. La chiusura ve la faccio vedere quest'ultima volta, dopodiché sarà sempre uguale. A questo punto continuiamo ad aumentare, facciamo una catenella e una maglia alta e nella maglia successiva lavoriamo un aumento, quindi lavoriamo due maglie alte nella stessa maglia. E questa è la sequenza che dobbiamo seguire per tutto il giro, e alla fine, quindi dopo una maglia alta e nel successivo punto un aumento, quindi due maglie alte, alla fine del giro avremo 33 maglie alte. Continuiamo ancora ad aumentare, questa volta faremo due maglie alte e un aumento, quindi sempre una piccola catenella per alzare il lavoro. Una maglia alta nello stesso spazio, un'altra maglia alta nella seconda e nella terza facciamo l'aumento. Quindi due maglie alte e un aumento. Questa è la progressione e alla fine avremo 44 maglie alte. Mi raccomando ogni tanto di contare. Adesso andiamo a fare gli ultimi due giri, sono sempre giri di aumenti. Questa volta faremo una, due, tre maglie alte, sulla quarta l'aumento, quindi sempre una catenella e procediamo con il nostro lavoro. Alla fine di questo giro, di questo penultimo giro, avremo 55 maglie alte. Adesso andiamo a fare l'ultimo giro, sempre un giro di aumenti, quindi andiamo a lavorare praticamente 1, 2, 3, 4 maglie alte più sulla quinta l'aumento, sempre una catenella e poi quindi facciamo, ripeto, 4 maglie alte sulla quinta l'aumento. Alla fine di questo giro avremo 66 maglie alte. Abbiamo finito, quindi potete tagliare il filo e adesso dovete farne un'altra identica, naturalmente. Adesso ci occupiamo delle orecchie, ve ne faccio vedere una e poi ne dovrete fare un totale di 4. Per farla dobbiamo fare un cerchio magico, all'interno del cerchio magico lavorare 10 maglie alte, naturalmente facciamo per alzare il lavoro 2 catenelle ma non le consideriamo e andiamo a lavorare 10 maglie alte. Tiriamo la codina e adesso andiamo a chiudere con una maglia bassissima nella prima maglia alta lavorata. Ecco qua.
E questo è il nostro primo giro. Adesso dobbiamo fare un aumento su ciascun punto perché dobbiamo allargare questo orecchio. Quindi avete visto una catenella e due maglie alte nello stesso punto e così per tutto il giro. Alla fine avrete ovviamente 20 maglie alte. Terzo e ultimo giro, andiamo sempre ad aumentare, però lasceremo non lavorati gli ultimi 4 punti, ok? Quindi noi adesso andiamo a fare la sequenza di un aumento, facciamo subito un aumento, quindi una catenella e due maglie alte nello stesso spazio e nella maglia successiva lavoriamo una sola maglia alta. Quindi continuiamo così, un aumento, una maglia alta, un aumento, una maglia alta. La particolarità di questo giro è che ci fermiamo 4 punti prima della fine, quindi 4 maglie prima della fine non le lavoriamo. Ecco, vedete, mi fermo qua, 1, 2, 3 e 4 sono i punti che non dovete lavorare, dovete fare un totale di 4 orecchie così, quindi adesso fatta questa potete ovviamente tagliare il filo e poi andate a fare le altre. Alla fine quindi avrete questi due cerchi grandi, sono il dietro e il davanti della borsa, e poi 4 orecchie. Due da una parte e due dall'altra, naturalmente. Adesso dobbiamo solo sistemare i fili prima di procedere ad assemblare e a rifinire la borsa. I fili li abbiamo visti tante volte come inserirli, sempre sul retro della lavorazione, passate attraverso la propria lavorazione, lì dove la lavorazione è un po' più fitta. In questo modo il filo rimarrà proprio nascosto. Fate così per tutto il resto, naturalmente. Adesso andiamo a cucire le orecchie, prima da una parte e poi dall'altra naturalmente. E quello che voglio dirvi è che dovete posizionarle, fate delle prove prima di cucire e soprattutto vale per il primo che fate, poi il secondo deve essere uguale ovviamente, dovete calcolare bene quanti punti di distanza ci sono tra un orecchio e l'altro, questa distanza qua. Che a me viene 11 punti, diciamo, quindi in mezzo alle due orecchie ci sono 11 maglie alte e ovviamente deve essere uguale anche per l'altro. Una volta stabilita questa distanza potete cucire, quello che vi consiglio di fare è di sovrapporre, vedete, dritto contro dritto l'orecchio in modo che potete cucire più agilmente e anche la cucitura si vedrà meno. E quindi passate appunto sovrapponendo i punti, quindi maglia alta con maglia alta, e passate l'ago attraverso proprio le due asole della maglia. Quindi semplicissimo. Naturalmente stessa identica cosa anche per l'altro orecchio, contate questi 11 punti che avete visto prima e vi posizionate proprio sul 12° e iniziate a cucire esattamente come fatto con il primo orecchio. Naturalmente quando siete soddisfatti, non l'ho fatto vedere prima, lo faccio vedere adesso, fate un piccolo nodino di sicurezza e andate a nascondere il filo sempre attraverso la lavorazione in questa maniera. Ora stessa identica cosa, naturalmente la dovete fare con gli altri pezzi, con l'altro cerchio e con le altre due orecchie. Adesso sovrapponete le due parti, noi andremo a fare questa rifinitura, questo profilino in fucsia, lasciando però aperti questi 11 punti. Quindi non li cuciamo insieme naturalmente perché sarà proprio l'apertura della borsa. Quindi semplicemente con il fucsia o il rosa, insomma il colore che avete scelto, vi posizionate all'inizio di questa, diciamo così, apertura con il solito cappietto e agganciando il filo nuovo
con una catenella e facciamo un giro di maglie basse. Facciamo un giro di maglie basse fino ad arrivare alla, diciamo, alle orecchie. Quando arriveremo alle orecchie, adesso vi faccio vedere, andremo a diciamo fare la stessa cosa, cioè lo stesso giro di maglie basse, ma prendendo tutte e due le maglie, tutte e due le parti. Ecco, vedete, siamo arrivati, adesso dovete solo stare un pochino attenti all'inizio a far combaciare esattamente le due parti, sia per quanto riguarda le orecchie che poi per quanto riguarda il resto della borsa, perché da adesso in poi, fino ad arrivare di nuovo all'apertura, quindi per tutto il giro, andremo a fare questo giro di maglie basse, appunto unendo le due parti contemporaneamente in questa maniera. Vedete, dovete solo avere un po' di pazienza di prendere tutte e due le asole insieme, quindi state attenti a passare bene attraverso proprio tutte e due le parti. Arrivati alla fine, stiamo per fare l'ultimo punto insieme, diciamo così, del secondo orecchio. Adesso andiamo, ci spostiamo direttamente sulla parte, diciamo, dell'apertura. Quindi non cuciamo più insieme, ma come abbiamo appunto come abbiamo fatto quando abbiamo iniziato, facciamo solo il lato dietro della borsa. Naturalmente dovete poi sistemare tutti i fili filetti e aggiustare le cuciture, e insomma questo l'abbiamo già visto più di una volta. Una volta sistemate i fili filetti, così si presenta il lavoro, adesso andiamo a fare il fioccone davanti. Per fare il fiocco è molto semplice, dobbiamo fare 20 catenelle. Fatte le 20, sulla seconda catenella dall'uncinetto lavoriamo una maglia bassa e continuiamo a lavorare tutte le catenelle con la maglia bassa fino alla fine. Fatto questo giro, una catenella giriamo e continuiamo a lavorare maglie basse. Dobbiamo praticamente continuare così, facendo un totale di 10 giri di maglie basse. Quindi continuate a lavorare così per 10 giri. Fatti questi 10 giri, vi consiglio di rifinire il lavoro facendo un giro lungo tutta la lavorazione di maglie basse. L'unica accortezza nell'angolo, nei vari angoli, fare due maglie basse anziché una per arrotondare meglio il lavoro. Poi un po' ad occhio, lì dove appunto le maglie non sono così nette, no? Come la lavorazione classica, un pochino ad occhio andate e fate tutte maglie basse, tutto intorno, come dicevo. E vi ricordo, negli angoli ne lavorate due o anche tre, vedete, insomma, voi anche un po' ad occhio, l'importante è che non si arricci. Una volta fatto tutto il giro, tagliate il filo e ovviamente siamo pronti a fare il fiocco. Per fare il fiocco dobbiamo praticamente piegare un po' a fisarmonica in questa maniera questo rettangolo che è venuto, vedete? Ecco qua. Lo fissate, cercate innanzitutto di trovare il centro e una volta che avete trovato, avete piegato bene, trovate il centro, fissate un attimo con un ago, con una molletta, come volete, per fissare un attimo questa piega.
A questo punto prendete il filo, nel mio caso sempre fucsia, fate un nodino e lasciate una bella codina. Lasciate una bella codina perché così, quella codina, se è un po' più lunghetta, si riesce a nascondere meglio. Poi fate passare, vedete, l'ago attraverso. Mi ripeto, dovete, cercare di centrare bene il fiocco, quindi allargate, insomma, dovete vedere un pochino il vostro centro e ancorate il filo. Fate qualche punto giusto per fermare la piega in questa maniera, ma proprio due o tre puntini. Dopodiché andremo a girare il filo tutto intorno. E anche qui fate un po', a occhio quanto volete, non c'è una regola ben precisa. Mi raccomando, controllate sempre che sia ben centrato, non dovete stringere troppo, ma proprio avvolgere il filo. Quando siete soddisfatti, potete fare un nodino. Un nodino di sicurezza e poi andremo a nascondere i fili. Fiocco pronto, non ci resta che attaccarlo alla borsa. Anche qua fate le vostre prove, potete metterlo più su, più giù, di lato, insomma, qui vedete voi, sta un po' la vostra fantasia, però Minnie di solito ce l'ha proprio in mezzo alle orecchie. Quindi una volta che avete stabilito il punto, prendete un po' di filato nero e andate a cucire semplicemente il fiocco. Naturalmente tagliate, sistemate, quindi infilate all'interno della lavorazione i fili in eccesso e poi avrete finito, quindi è veramente molto semplice. Ed ecco qui la nostra borsetta semi finita, adesso andiamo a fare la tracollina. Anche qui dipende un po' se volete la tracolla, se volete un manico più corto, io farò proprio una tracollina e quindi farò 125 catenelle. Le faccio con il nero e poi andrò a fare una piccola rifinitura sempre con il fucsia. Fatte le 125 catenelle, adesso sulla terza, a partire dall'uncinetto, andiamo a fare una mezza maglia alta. Praticamente andiamo a fare tutto un giro di mezze maglie alte fino alla fine. Adesso fatto il primo giro, qua dipende quanto la volete larga. Io ne farò un altro di giro anche per dare un po' di stabilità, però poi potete farne anche solo uno o anche di più. Quindi 2 catenelle per girare il lavoro e andiamo a fare un ulteriore giro di mezze maglie alte, quindi tutto qui. Quando state per chiudere l'ultimo giro, nel mio caso almeno, io voglio fare una rifinitura sempre con il fucsia, un po' per richiamare anche come abbiamo fatto la borsetta, no? E la faccio però di maglie basse, quindi non chiudo il punto e metto il filo, faccio una catenella, giro il lavoro e comincio a lavorare tutti i punti con delle maglie basse, quindi tutto intorno. Quindi voi fate tutto intorno con maglie basse fino ad arrivare all'angolo. Sull'angolo fate una o due maglie basse per girare bene e continuate poi a lavorare tutto intorno. Arrivati alla fine, chiudete con una maglia bassissima nella prima maglia bassa lavorata. A questo punto potete tagliare il filo. Nodino di sicurezza e naturalmente sistemate anche qui tutti i fili filetti. Ultimo step, quello di attaccare ovviamente la tracollina. Quando
quello che vi consiglio di fare è di andare un pochino giù, insomma di non attaccarla proprio a filo, perché se no tenderà a piegarsi, perché ovviamente il materiale usato è abbastanza morbido, diciamo così, quindi per evitare che si pieghi troppo cucitela un pochino, andando un pochino dentro la tracolina, ecco perché l'ho fatta abbastanza lunga. Abbiamo finito, ovviamente vi ripeto, questa tracollina è abbastanza lunga e va bene, la potete fare anche così, insomma, diciamo a mo' di manico, se volete, se vi piace di più, insomma questo vedete voi, fate le vostre, giustamente le vostre prove. In ogni caso spero vi sia piaciuto questo video, questa idea. Io questa borsetta l'ho pensata per una bambina di 3 anni, ecco, tanto per darvi un'idea delle dimensioni. Quindi mettete un mi piace se vi è piaciuto questo video. Io adesso ho piccole informazioni di servizio: il giveaway per i 2000 iscritti è ancora aperto, cliccate qui, andate direttamente al video, dovete scrivere partecipo e lasciare un piccolo commento. Vi ringrazio per tutti i commenti che mi avete lasciato, ovviamente non rispondo perché non vorrei vincere io, e controllate sempre l'info box, tutti i link dei vari social, perché adesso sono anche su Flickr, che non so come si dice. Comunque vi aspetto al prossimo video.